Signore Gesù, le mani tue piegate, stendi su me con il tuo grande amore. Tu che mi hai redento, morendo sulla croce, passa e guarisci. Talita cum, io ti guarisco. Talita cum, io ti risamo. Talita cum, sono qui per te. Rialzati ancora. Talita cum, io ti guarisco, Talita cum, io ti risalgo, Talita cum, sono qui per te, rialzati ancora. Talita cum, io ti risalgo. Tu mi risalgo.
vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce, staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera. Dalle tue parole, per ricordare in ogni uomo la fiamma viva del tuo amore. Vogliamo vivere come Maria, l'irraggiungibile, la madre amata. Nella religiosità e pietà popolare, la devozione a Maria occupa un posto privilegiato. È la testimonianza di una venerazione vissuta nella preghiera più intensa. Thank you.
incontrarti nel mio cuore, di trovare te, di stare insieme a te. Unico riferimento del mio andare, unica ragione tu, unico sostegno tu. Al centro del mio cuore ci sei solo tu. Anche il cielo gira intorno e non ha pace, ma c'è un punto fermo e quella stella là. La stella polare fissa ed è la sola.
sei bellezza, tu sei purezza, tu sei pienezza. Tu sei purezza, tu sei pienezza.
i nostri volti dalla polvere, le nostre colpe hai portato su di te. Signore, ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore. Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri, vieni a dimorare tra noi. Dio dell'impossibile, re di tutti i secoli, vieni nella tua maestà. Scendi su di noi,
Pace bene a tutti, fratelli e sorelle carissime, bentrovati al nostro appuntamento di preghiera con Gesù e con la Beata Vergine Maria, nostra Madre. Ecco, vogliamo innanzitutto porre ai piedi di Gesù e nel cuore immacolato di Maria tutte le nostre richieste per questo Santo Rosario, per le persone ammalate, le persone che sono lontane dalla fede, le persone che purtroppo soffrono di disturbi del demonio e per tutte le nostre intenzioni che portiamo nel nostro cuore. Ecco, vogliamo iniziare il Santo Rosario questa sera chiedendo a Gesù di rafforzarci e di donarci il coraggio della preghiera, la forza della preghiera, ma soprattutto la scienza e la sapienza per parlare così come Gesù vuole che noi parliamo, mediante la forza dello Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi e per il mondo intero. San Pio da Pietrelcina, prega per noi e per il mondo intero. Nel primo mistero della gloria vogliamo vivere e contemplare Gesù che risorge dalla morte. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Chiediamo al Signore Gesù di impararci a sopportare tutte le prove della vita, perché mediante la forza del suo spirito possiamo trasformare le sofferenze in beneficio per la nostra anima. E allora, proprio per questo, volevo ricordare una frase di Benedetto XVI, che dice: «In un mondo in cui la menzogna è potente, la verità si paga con la sofferenza. Chi vuole schivare la sofferenza, tenerla lontana da sé, tiene lontana la vita stessa e la sua grandezza. Non può essere servitore della verità e così servitore della fede. Non c'è amore senza sofferenza, senza la sofferenza della rinuncia a se stessi, della trasformazione e purificazione dell'io per la vera libertà. Laddove non c'è niente che valga perché per esso si soffra, anche la stessa vita perde il suo valore». O Signore, facci vivere e contemplare anche questa frase che tu ci vuoi donare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi e per il mondo intero. San Pio da Pietralcina, prega per noi e per il mondo intero. Ecco, fratelli e sorelle, adesso vogliamo vivere e contemplare il secondo mistero della gloria, che è l'ascensione al cielo di Gesù. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. A questo proposito, per questo meraviglioso mistero, volevo condividere con voi una frase dagli scritti di San Pio, che dice: «Noi sappiamo benissimo che per lo spazio di 40 giorni Gesù volle comparire risorto. E perché mai? Per stabilire, come dice San Leone, in modo definitivo e ribadire con la testimonianza della sua risurrezione le massime della nostra fede. Reputò quindi di non aver affatto fatto abbastanza per la nostra edificazione.
se non fosse apparso anche dopo essere risorto. Dico questo per la nostra edificazione, perché non basta a noi risorgere ed imitazione di Cristo, se a sua immagine non compariamo risorti, cambiati e rinnovati nello Spirito. Signore, donaci di poter comprendere davvero questa frase, questo dagli scritti di Padre Pio, e metterla nel nostro cuore, per imitarla sempre di più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi e per il mondo intero. San Pio da Pietralcina, prega per noi e per il mondo intero.
fratelli e sorelle carissime, vogliamo vivere e contemplare il terzo mistero della gloria, che è la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Ecco, questo meraviglioso mistero volevo condividere con voi una frase di Luigi Einaudi che dice: gli entusiastici sono dei lottatori, hanno la forza della fermezza. Chiediamo davvero allo Spirito Santo di essere sempre entusiasti di questa meravigliosa fede e tutti i doni che il Signore ci dà per sua misericordia, ma non per tenerli per noi stessi, ma per donarli agli altri. Per questo ribadiamo sempre con sorella Angela: l'importante non è soltanto pregare per gli altri, ma sugli altri. E allora chiediamo allo Spirito Santo di ricordarci sempre che l'importante è pregare sugli altri per sviluppare i nostri carismi e per veramente sentire la forza dello Spirito Santo scendere su di noi e sui fratelli e sorelle che hanno bisogno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi e per il mondo intero. San Pio da Pietrelcina, prega per noi e per il mondo intero. Fratelli e sorelle carissime, vogliamo adesso vivere e contemplare il quarto mistero della gloria, che è l'assunzione di Maria in cielo. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. A questo proposito volevo condividere con voi una frase di San Giovanni Maria Vianney, il curato d'Ars, che dice: Nostro Signore è sulla terra come una madre che porta il suo bambino in braccio. Questo bambino è cattivo, dà calci alla madre, la morde, la graffia, ma la madre non ci fa nessun caso. Ella sa che se lo molla il bambino cade, non può camminare da solo. Chiediamo al Signore perdono. E chiediamo al Signore di donarci la sua gioia, la sua grazia, e ovviamente di riproporci di non commettere più i nostri peccati, ma di cercare di camminare sempre vicini al Santo Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi e per il mondo intero. San Pio da Pietrelcina, prega per noi e per il mondo intero. Fratelli e sorelle carissime, vogliamo vivere e contemplare e gioire per l'incoronazione della Vergine Maria, Regina degli Angeli e dei Santi. Ma furono date alla donna le due ali della grande aquila, per volare nel deserto verso il rifugio preparato per lei, per esservi nutrita per un tempo, due tempi e la metà di un tempo lontano dal serpente. A questo proposito, fratelli e sorelle, in questo ultimo mistero, volevo condividere con voi una citazione di Santa Teresa d'Avila, che dice: il cammino spirituale verso Dio fa parte di questo, orazione vocale, orazione discorsiva, orazione affettiva, orazione di contemplazione iniziale, passaggio del predominio dei doni dello Spirito Santo, sensazione di eredità, sensazione di quiete, unione speciale, unione trasformante. Quanto è bello questa unione con Gesù, quanto è bella questa unione con lo Spirito Santo. Chiediamo per l'appunto al nostro Signore di unirci spiritualmente sempre a Lui, di tenere sempre la sua mano appoggiata sulla nostra testa. Abbiamo sempre bisogno della gioia e della forza di nostro Signore per vivere con gioia e con fede e camminare verso il Vangelo. Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Santa Maria delle Grazie, prega per noi e per il mondo intero. San Pio da Pietrelcina, prega per noi e per il mondo intero. E adesso, fratelli
Fratelli e sorelle carissime, prepariamoci a ricevere questo grande abbraccio della Vergine Maria, che è il Salve Regina. E allora, veramente con grande fede e grande amore verso la Mamma Celeste, insieme recitiamo il Salve Regina. Amen.
Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai il terrore della notte, né la freccia che vola di giorno. La peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire. Basterà che tu apra gli occhi e vedrai la ricompensa dei malvagi. Sì, mio rifugio sei tu, o Signore. Tu hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. Non ti potrà colpire la sventura. Nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Sulle mani essi ti porteranno, perché il tuo piede non inciampi nella pietra. Calpesterai leoni e vipere, schiaccerai leoncelli e draghi. Lo libererò, perché a me si è legato. Lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà, e io gli darò risposta. Nell'angoscia io sarò con lui, lo libererò e lo renderò glorioso, lo sazierò di lunghi giorni e gli farò vedere la mia salvezza. Fratelli e sorelle carissime, ecco, prima di collegarci con Don Gaspare Sutera, questo sacerdote che questa sera ci parlerà della Madonna delle Lacrime di Siracusa, volevo ricordarvi di iscrivervi al canale di sorella Angela Musolesi, dove troverete le preghiere di liberazione audio e visive che potrete riascoltare tutte le volte che volete. Ecco, ci prepariamo ad ascoltare la catechesi di Don Gaspare e ringraziamo sin da ora il Signore per questi doni delle catechesi dei nostri sacerdoti. Ciao. Don Gaspare carissimo, pace e bene. Pace e bene a te, io sono pronto. Ecco, lei già in diretta l'ascoltano tutti, già in diretta con i nostri ascoltatori. Sì. Ecco, intanto ecco, l'ho già presentata prima, ecco, vuole dire qualcosa di particolare su di lei e poi ascoltiamo la sua catechesi. Sì. Prego. Sì, allora... Carissimi figli della luce, il Signore vi benedica e vi dia pace. Con grande gioia accolgo questo invito stasera a potervi lasciare questa testimonianza grande sulla storia della Madonnina della nostra terra, Madonna delle Lacrime di Siracusa, una storia che ci ha accompagnati sempre, proprio da tanti anni, esattamente da 67 anni dalla lacrimazione. La prima lacrimazione è iniziata il 29 agosto 1953.
Ma andiamo a capire, prima di dare una cronistoria veloce di queste lacrime, perché Maria ha pianto? Certo che un messaggio di Maria attraverso le lacrime, dato 67 anni fa, non è un messaggio antico, ma è un messaggio nuovo. Non ha scadenza, non hanno scadenza i messaggi della Madonna, come è sempre fresca, è sempre nuova la parola di Dio. Quindi il pianto di Maria posso anche adattarlo alla mia vita quotidiana, alla quotidianità dei nostri giorni. Maria ha pianto anni fa per dimostrarci come lei ha dolore per la nostra umanità ferita, ma come anche prova gioia per ogni cuore che si converte, che ritorna al Signore. Poi la lacrimazione è stata breve, è stata della durata di pochi giorni, ma sono state lacrime d'amore, lacrime di dolore, lacrime di consolazione. Il dolore di Maria è anche la nostra passione, la passione di ciascun uomo che vive quotidianamente la lotta. In questo tempo di pandemia ho potuto con amarezza constatare quante famiglie sono rimaste senza lavoro, quanti padri di famiglia senza lavoro, e ancora oggi conserviamo ancora gli strascichi di queste ferite della pandemia, però non dobbiamo scoraggiarci, che le lacrime di Maria possano attenuare, possano sciogliere questo nostro cuore, questa nostra umanità. La lacrimazione della Madonnina è avvenuta a Siracusa dal 29 agosto al 1 settembre 1953, sono esattamente il 29 agosto 67 anni, in via degli Orti di San Giorgio al numero 11, nell'abitazione di due giovani coniugi, Angelo Iannuso e Antonina Lucia Giusto. Antonina era in attesa del primo figlio e aveva una gravidanza difficile. Da premettere, cari fratelli e sorelle, che questo quadro, questo capezzale raffigurante il cuore immacolato di Maria, proprio di arte povera, è stato regalato ai coniugi, proprio acquistato in un negozio di souvenir, non c'era niente di artistico, veramente il valore l'ha assunto dopo, valore affettivo per quello che è diventato dal 29 agosto. Questo capezzale era stato messo proprio ai bordi del letto, dove la coppia dei coniugi riposava. Antonina, alla prima gravidanza, la signora Giusto ebbe dei seri problemi di salute, una gravidanza difficile, con ricorrenti abbassamenti della vista. Verso le 3 di notte del 29 agosto del 1953, la vista scomparve del tutto, per tornare normale alle 8:30 del mattino, quando Antonina vide lacrime scendere sul viso della Madonnina, posta a capo del suo letto. Ecco, in pratica è successo così. La signora Giusto, a causa di queste difficoltà di salute che le procurava questa gravidanza, entrava in un momento di crisi, che completamente la vista la perdeva, e proprio in quel momento si trovava distesa a letto, in preda a questa crisi, vide, o meglio ancora, incominciò a sentire delle goccioline che scendevano dalla base del letto e andavano proprio nel tocco dell'acqua. Una di queste goccioline, cadendo nella base del letto, andò a mettersi proprio nei suoi occhi, che guarirono completamente, si aprirono completamente, come quando Gesù aprì l'orecchio al sordomuto e gli sciolse il nodo del Efatà. Fu la stessa cosa, proprio gli si aprirono gli occhi e lei proprio con i suoi occhi poté vedere che la Madonnina era in un mare di lacrime, le lacrime erano copiose, lacrime bianche, che scendevano dagli occhi, scendevano dal suo cuore e andavano a bagnare il letto, ma soprattutto la prima persona a essere stata toccata dalle sue lacrime fu proprio lei, perché proprio lei, la signora Giusta, doveva essere in primis la testimone fedele di queste lacrime, ed è fedele stata anche dopo, fino alla sua morte. Io mi ricordo tanti anni fa che ho avuto un incontro personale con la signora Giusta quando in uno dei miei pellegrinaggi a Siracusa andai a trovare a casa,
Era invecchiata dal tempo, però guardate, la guardavate negli occhi, gli occhi brillavano, e penso, guardando la signora Giusto, che quegli occhi erano stati bagnati dalle lacrime di Maria, avevano un ricordo indelebile di quei momenti bellissimi forti. Ho ringraziato la Madonna di questo dono che mi ha dato avendola conosciuta. Don Gaspare, mi scusi, può avvicinare un po' il microfono alla bocca, perché si sente piano, mi dicono. Sì, adesso si sente bene? Ecco, si deve sentire un po' meglio, sì, ecco, mi scusi. Ecco, perché la linea. Dico, conservo un grande ricordo del mio incontro con la signora Giusto, quando l'ho incontrata tanti anni fa a Siracusa, lei ormai è in paradiso. Continuando nel racconto della lacrimazione, descriviamo il quadro della Madonna. È un quadro del cuore immacolato di Maria, in mezzo busto in gesso smaltato, montato su un supporto di vetro palino, raffigurante la Madonna che mostra il proprio cuore immacolato. Era un regalo ricevuto per le nozze, celebrate il 21 marzo di quell'anno. La lacrimazione si ripete almeno 58 volte. La notizia si divulgò rapidamente, rendendo casa Iannuso meta di incessanti pellegrinaggi. Da premettere una parentesi, cari fratelli e sorelle, il marito della signora Giusto non era, diciamo, tanto propenso quanto sono successi questi fatti. Proprio quel giorno della lacrimazione aveva avuto un imprevisto al lavoro, quindi voi vi immaginate, irritato perché aveva avuto il licenziamento, vedersi a casa tutta questa folla perché la Madonnina piangeva, lui fece questo gesto, prese il quadretto tra le mani, forse con l'intenzione di buttarlo a terra per romperlo, perché era proprio in preda a questa crisi di nervi. Proprio in quel momento che il marito della signora Giusto lo teneva in mano, la Madonna iniziò a piangere e lui gli ha detto: ma Dunnuzza, perché stai piangendo? Proprio gli ha detto queste parole che hanno toccato il cuore di questa persona, convertendolo, facendolo una persona nuova, da lupo che era, trasformandolo in agnello. E anche da quel momento, essendo toccato dalle lacrime di Maria, seguirono come coppia questo cammino di fede e rimasero fedeli alla Madonnina delle lacrime fino al momento della morte. Copiose guarigioni sono avvenute in Via degli Orti. La signora Giusto, per proteggere il quadro, ricordo che alcuni testimoni dicevano che lo avvolgeva la sera in un fazzoletto e lo nascondeva, e poi questo fazzoletto è stato inserito nel reliquiario, nell'artistico reliquiario che ancora oggi è custodito nel santuario della Madonna delle Lacrime. Non caso, mi scusi, può avvicinare ancora il microfono perché sento ancora piano. Mi scusi. Adesso si sente bene? Ecco, ora è più forte, deve mandarlo così, così si sente bene. Ok. Penso che le lacrime di Maria sono talmente forti che al demonio danno fastidio che si parla di queste cose. Mi sa di sì. Però noi ce la mettiamo tutta, Maria è più forte di lui. Nonostante anche la difficoltà della linea, termineremo questa bella testimonianza con amore, a gloria della Madonna. Ecco, dicevo che questo fazzoletto che la signora Antonina avvolgeva la sera il quadro, dopo che lo toglieva dall'abitazione, lo nascondeva. E poi questo fazzoletto è diventato più oggetto di pellegrinaggi, perché gira insieme al reliquiario. Poi, per il numeroso accrescersi dei pellegrinaggi, la Via degli Orti, quindi la casa principale dove era situato il quadro della Madonnina, non era più sufficiente ad accogliere la mole di folle. Vi dico anche un'altra cosa bella: la Madonna ha pianto davanti a tutti e le lacrime erano così numerose, così copiose, che cadevano fino sui fiori che erano posti lì vicino ai piedi della Madonnina, e la folla di popolo, proprio estasiata da questo fervore, andavano a prendere pure i fiori che erano messi ai piedi della Madonna. Quindi si decise da lì di proteggere il quadretto dalla mole di gente che c'era, e quindi fu collocato in una piazza.
E dopodiché, dopo un po' di tempo, dopo che la commissione medica si riunì, esaminarono le lacrime, videro che erano uguali alle lacrime umane, erano lacrime umane, analizzate anche con quelle di un bambino, perché sapete, questo mi è una cosa particolare, perché le lacrime di un bambino rappresentano la purezza, rappresentano la semplicità. Maria è come questa bambina, l'eterna bambina, una bambina che ci dona l'entusiasmo, che ci parla della semplicità di Dio, della semplicità del suo figlio. E noi dobbiamo essere semplici come lei. Passarono un po' di anni, fu costruito questo artistico santuario bellissimo, che già quando si arriva da lontano a Siracusa già si vede la cupola che dal cielo scende alla terra. Il santuario ha la forma di una lacrima, ha la forma proprio della goccia di lacrima che scende dal cielo, arriva sulla terra e si espande sui suoi figli. Ecco, questa è Maria per noi. Maria è una madre, Maria è maestra, Maria è modello di vita. E noi vogliamo affidarci al suo cuore immacolato, perché ci dia la pace, ci dia la gioia, ci dia la serenità, che lei ascolti le nostre preghiere, le nostre invocazioni. Concludo con questa preghiera, chiamiamo supplica, alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, dalla pace di cui tu sei regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori, perché tu li conforti, i nostri corpi, perché tu li guarisca, i nostri cuori, perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime, perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre dell'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Amen. La Madonna possa intercedere per ciascuno di voi. La prego per tutti gli ammalati nel corpo e nello spirito. La prego perché voi possiate avere nel vostro cuore la pace, la serenità. Quando la pace manca abbiamo bisogno di lei. Quando la serenità manca abbiamo bisogno di lei. La preghiamo per tutti i giovani, per le famiglie, per tutti gli sposi, per tutte le coppie che desiderano avere il dono di una maternità, per tutte le coppie che rifiutano il dono della vita. Maria, madre della vita, dona a tutti noi il gusto della vita nuova e facci apprezzare questi momenti e intercedi per noi come a Cana. Metticela una buona parola a Gesù. Fai in modo che Gesù cambi la nostra tristezza in gioia. Cambi e riempi le nostre anfore vuote, screporate, che le ricolmi d'amore, che le ricolmi di serenità. E questo è quello che gli vogliamo chiedere alla Madonna, cari fratelli e sorelle, una cosa semplice, di avere una fede forte, come lei a Međugorje, lei ci ha detto proprio, prendete la croce tra le mani, pregate con la croce, ma io non posso prendere la croce tra le mani se non sono disposto ad accettarla, prima l'accetto e poi la contemplo. Quindi Maria ci invita a un'unione profonda con la passione del Signore. Ci ha invitati a pregare incessantemente perché Satana vuole disturbare la nostra pace, la nostra serenità, la nostra fede, la nostra preghiera. E ricordatevi una cosa, cari fratelli e sorelle, lui è molto furbo e usa le persone che ci stanno accanto per attaccarci. Ci butta addosso e ci scaglia quelle proprio le persone in cui siamo legati affettivamente. Lui sa quello che c'è nel nostro cuore, perché è un essere intelligentissimo, e quindi dobbiamo mettere, come dice San Paolo, l'elmo della speranza e la corazza della fede, e chiedere a San Michele Arcangelo, attraverso la preghiera della Coroncina Angelica, che proprio ci aiuti e disarmi le potenze del male. Ecco, vi do la mia benedizione.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione di Maria, Regina della Pace, di San Giuseppe, di San Michele Arcangelo, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo scenda su di voi, nelle vostre famiglie, sui vostri ammalati, su tutti i giovani, e con voi rimanga sempre. Amen. Don Gaspare, noi la ringraziamo per questo meraviglioso intervento, per questa meravigliosa catechesi. Grazie di vero cuore. Grazie a voi, te Signore vi protegga e vi sono vicino con la mia preghiera. Grazie Don Gaspare, grazie. Vi auguro una buona serata e grazie ancora a nome mio di sorella Angela. Pace e bene. Grazie, grazie, grazie a te e grazie a sorella Angela per questo invito, grazie. Grazie a lei, pace e bene e una buona serata. Grazie, ciao, ciao. Pace e bene. Ecco, fratelli e sorelle, prima di proseguire con la preghiera di intercessione, volevo ricordarvi che riprenderemo il Rosario online il 20 di settembre, giorno della ricorrenza delle stimmate di Padre Pio. Farà la catechesi il figlio spirituale di Padre Pio e la preghiera di intercessione sarà tenuta dalla sorella Angela Musolesi, la nostra presidente. Ecco, allora ci prepariamo a pregare insieme questa preghiera di intercessione dove chiediamo al nostro Signore Gesù di intervenire su ognuno di noi, sulla nostra persona, sulle nostre famiglie e su tutto quello che ci sta più a cuore. E allora che scenda su ognuno di voi la potenza dello Spirito Santo, che il Signore in questo momento ponga le sue mani sul vostro capo, su quello dei vostri familiari, sulle persone a voi care. Signore Gesù, tu sei il Dio della pace, il Dio della misericordia. Tu, Signore, ci vuoi tutti santi, tutti in paradiso, non ci vuoi ammalati. E allora, Signore, tu ti prego di mandare il tuo spirito su tutte queste persone, su questi miei fratelli e sorelle. Nel santo nome di Cristo Gesù e per il suo preziosissimo sangue che ha vinto gli inferi, con l'intercessione di Maria Santissima e di tutti i santi arcangeli, in particolare di San Michele Arcangelo, di tutti i santi angeli e tutti i santi, tra di essi San Francesco, Santa Gemma Galgani, San Pio da Pietralcina, Santa Caterina da Siena, San Giuda da Deo, Paolo di Tarso, Paolo della Croce, San Giovanni Paolo II, San Giuseppe, San Charbel, i pastori di Fatima, Giacinto e Francesco, San Leopoldo Mandic, Don Gabriele Amort, Padre Matteo Lagrua, Padre Candido Mantini. Io comando e ordino a Satana e le sue legioni, a Satana e le sue legioni, a Belzebolla e le sue legioni, a Belzebolla e le sue legioni, a Lucifero e le sue legioni, a Lucifero e le sue legioni, a Danna e le sue legioni, a Danna e le sue legioni, a Buo e le sue legioni, a Buo e le sue legioni, a Asmodeo e le sue legioni, a Asmodeo e le sue legioni, a Rimai e le sue legioni, a Rimai e le sue legioni, e a ogni altra legione diabolica, spiritica e di stregoneria, a ogni legione di magia, di distruzione e di autodistruzione, di andare via immediatamente da questi miei fratelli e sorelle, dalla loro vita, dalla loro esistenza, dalla loro casa, dai loro affetti, dalla loro salute, dal loro lavoro, e di non tornare mai più. Io lo comando e ordino nel santo e potente nome di Cristo Gesù, il risorto, Dio vivo. Nel santo nome di Cristo Gesù e per il suo preziosissimo sangue che ha vinto gli inferi, con l'intercessione di Maria Santissima e di tutti i santi arcangeli, in particolare San Michele Arcangelo, di tutti i santi angeli, di tutti i santi, in particolare San Francesco, San Pio da Pietralcina, Santa Gemma Galgani, Sant'Antonio da Padova, San Giovanni Paolo II, San Giuseppe, San Charbel, i pastori di Fatima, Giacinto e Francesco, Don Gabriele Amort, Padre Matteo Lagrua, Padre Candida Mantini, e con l'intercessione delle anime del purgatorio, in patio degli esorcisti che sono nel purgatorio, con l'intercessione di tutti i martiri e del sangue dei martiri, io comando e ordino a ogni altra legione diabolica, spiritica di stregoneria, di sciagura e di sventura, di sciagura e di sventura, a tutti i spiriti immondi di fallimento affettivo, lavorativo, sentimentale, sessuale, a tutte le legioni di debito, di miseria, di malattia fisica, mentale e spirituale, di andare via immediatamente questi miei fratelli e sorelle, dalla loro vita, dalla loro persona, dai loro affetti, dalla loro discendenza,
dalla loro casa, dalla loro camera da letto, dal loro letto, dai loro abiti, e di non tornare mai più. Io lo comando e ordino nel santo nome di Gesù Cristo, Dio vivo e risorto. Nel santo nome di Cristo Gesù, per il suo preziosissimo sangue e la potente intercessione di Maria Santissima e di San Michele Arcangelo e di tutti i santi, io rompo le catene di Satana nei confronti di tutti coloro che ci stanno ascoltando. Io rompo le catene di Satana nei loro confronti. Io rompo le catene di Belzebul nei loro confronti. Io rompo le catene di Lucifero nei loro confronti. Io spezzo e rompo, sciolgo a niente ogni catena maligna, spiritica, di stregoneria, di magia fatta nei loro confronti. La spezzo e la rompo, la sciolgo a niente. La spezzo e la rompo, la sciolgo a niente. La spezzo e la rompo, la sciolgo a niente. La spezzo e la rompo, la sciolgo a niente. La spezzo e la rompo, la sciolgo a niente. La spezzo e la rompo, la sciolgo a niente. E la leggo alla croce di Gesù, Dio vivo, il risorto. Nel santo nome di Cristo Gesù, per il suo preziosissimo sangue, per il quale tutti siamo redenti, con l'intercessione di Maria Santissima e tutti i santi arcangeli, in particolare San Michele Arcangelo, di tutti i santi angeli, di santi, io spezzo e rompo, sciolgo a niente ogni maledizione, ogni rito magico, ogni stregoneria, ogni fattura, filtro, legatura, ogni comando di distruzione, di autodistruzione, ogni impulso satanico diretto o indiretto che sono stati fatti su tutti, su tutti coloro che ascoltano questa trasmissione, sulla loro vita, sulla loro casa, sul loro lavoro, sulla loro persona, sulla loro salute, sui loro affetti, sul loro pensiero, sul loro cervello, sulla loro testa. Li spezzo e li rompo, li sciolgo e li annienta. Li spezzo e li rompo, li sciolgo e li annienta. Li spezzo e li rompo, li sciolgo e li annienta. Li spezzo e li rompo, li sciolgo e li annienta. Li spezzo e li rompo, li sciolgo e li annienta. Li spezzo e li rompo, li sciolgo e li annienta. Li spezzo e li rompo, li sciolgo e li annienta. E li leggo alla croce di Gesù. Nel santo nome di Gesù Cristo, per il preziosissimo sangue versato per l'umanità intera, con l'intercessione di Maria Santissima, nostra madre, di San Michele Arcangelo e tutti i santi arcangeli, e tutti i santi angeli, e tutti i santi, tra di essi San Pio da Pietrelcina, San Francesco d'Assisi, San Giuseppe, San Giovanni Paolo II, Don Gabriele Amort, io spezzo e rompo, sciolgo a niente ogni legamento e legame occulto, ogni maleficio e maledizione, ogni effetto di rito magico di stregoneria fatto per trasposizione sulla casa di questi miei fratelli e sorelle, sulla loro camera da letto, sul loro letto. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienta. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienta. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienta. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienta. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienta. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienta. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienta. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienta. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienta. E lo leggo alla croce di Gesù. Nel nome di Gesù, con l'intercessione di Maria Santissima, di San Michele Arcangelo e tutti i santi, io spezzo e rompo, sciolgo e annienta ogni augurio di sciagura, sventura, distruzione, fallimento, debito e miseria fatto su questi miei fratelli e sorelle, sui loro soldi, sui loro risparmi, sul loro conto corrente, sulla loro persona, sul loro lavoro, sulla loro attività. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienta. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienta. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienta. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienta. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienta. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienta. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienta. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienta. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienta. E lo leggo alla croce di Gesù. E lo pongo sotto il potere del preziosissimo sangue di Gesù. Signore Gesù, tu sei il Dio dell'amore, della pace e della infinita misericordia. Ti prego di mandare il tuo sangue prezioso a tutti questi miei fratelli e sorelle, o Maria Santissima, per la mia consacrazione a te. Ti prego di porre il tuo santo manto su tutti questi miei fratelli e sorelle che ascoltano questa sera questo momento di preghiera, che condividono con noi questo momento di preghiera. O Maria, tocca con le tue mani questi miei fratelli e sorelle e intercedi presso Gesù
perché possano essere liberate, guarite da ogni ferita aperta nel loro cuore, nella loro mente. O Maria, tu ci conosci uno per uno. Noi chiediamo la tua forte intercessione, o Maria Santissima. Ti prego, o Vergine Santa, di portare verso il trono di tuo figlio Gesù tutte le richieste di questo gruppo di preghiera. Nel santo nome di Cristo Gesù, per il suo preziosissimo sangue, per il quale noi tutti siamo redenti, con l'intercessione di Maria Santissima, di San Michele Arcangelo, di tutti i santi arcangeli, di tutti i santi, io spezzerò un po', sciolgo a niente ogni influenza diabolica che questi miei fratelli e sorelle subiscono a causa di invidia, gelosia, odio, rancore, vendetta, maledizione, augurio di morte, di sventura, di sciagura, fallimento, fatto da maghi, maghe, da cartomanti, da fattucchieri, sulla loro persona, sulla loro salute, sul loro lavoro, sulla loro casa, sulla loro famiglia. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienti. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienti. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienti. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienti. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienti. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienti. Nel nome di Gesù risorto. Sì, Gesù, nel tuo nome con l'intercessione di Maria Santissima, che tu ci hai assegnato come madre. Io spezzo e rompo, sciolgo e annienti ogni influenza diabolica che questi miei fratelli e sorelle subiscono a seguito di incantesimi, fatture, stregonerie di vario genere fatte a loro e ai loro familiari. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienti. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienti. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienti. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienti. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienti. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienti. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienti. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienti. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienti. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienti. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienti. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienti. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienti. Lo spezzo e lo rompo, lo sciolgo e lo annienti. E lo lego alla croce di Gesù. Dio vivo, il risorto. Signore Gesù, ti prego umilmente, o Signore, di accogliere tutte le nostre preghiere. Ti prego, Signore, di guarire questi miei fratelli da tutti i loro ricordi inconsci. Signore Gesù, ti prego, libera e guarisci anche da qualunque sofferenza che il padre e la madre di questi miei fratelli e sorelle gli hanno potuto procurare quando ancora il loro corpo prendeva forma dentro la loro madre. Signore, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché stai guarendo, stai sanando. Grazie, Signore Gesù, perché stai sanando questi miei fratelli e sorelle dalle loro ferite. Signore Gesù, ti chiedo adesso di guarirli dal trauma della nascita, delle sofferenze che hanno patito quando sono nati. Ti rendiamo grazie, Signore, perché tu eri lì pronta ad accoglierli tra le tue braccia. Fa sentire a questi miei fratelli e sorelle quanto è importante per te e che per questa ragione che lo hai chiamato alla vita, all'esistenza, tutti loro. Tu li hai chiamati, o Signore, perché li ami. Fa che sentano, Signore, la tua tenerezza, Signore Gesù, la tenerezza infinita che tu hai per loro. Signore, noi ti porgiamo adesso tutte le loro preoccupazioni, tutto quello che li affligge. Signore Gesù, vieni ad abbracciare questi miei fratelli e sorelle, insieme con tua madre Maria Santissima Vergine Immacolata. Vi prego, abbracciate tutti loro, donate il vostro abbraccio. Ed io consacro tutti voi che ascoltate questa preghiera, i vostri familiari, al cuore immacolato di Maria Santissima. E allora vogliamo ringraziarti, Signore Gesù, per tutto quello che ci hai donato e che ci donerai. Grazie, Signore, per il tuo intervento. Grazie, o Maria, perché tu sei nostra madre e intervieni sempre per noi e intercedi sempre presso nostro Signore Gesù. Tu sei la nostra avvocata, o mamma, e noi ti amiamo. Ti amiamo infinitamente, insieme a tuo figlio Gesù Cristo. E allora, Gesù e Maria, intervenite. Intervenite nelle loro vite. San Giuseppe, castissimo sposo di Maria,
poni il tuo santo bastone nei matrimoni di questi miei fratelli e sorelle. Ti prego, spezza col tuo bastone ogni maleficio fatto sui loro matrimoni, ogni maleficio che tenta di sciogliere questi matrimoni, che tenta di creare disunione in famiglia, tra i genitori e i figli. Grazie, Signore Gesù, grazie Maria e grazie a San Giuseppe e a tutti i santi che sono intervenuti in questa preghiera. E allora, fratelli e sorelle, io ringrazio ognuno di voi e ovviamente il Signore ci benedica, ci difenda da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E come sempre vi voglio appunto ricordare che ci rivediamo il 20 di settembre, lo ribadisco ancora, domenica 20 settembre, con la catechesi del figlio spirituale di Padre Pio e con la preghiera di intercessione di sorella Angela. E ancora una volta, prima di concludere, vi ricordo di iscrivervi al canale di sorella Angela. Grazie ancora a tutti voi, una buona estate, un buon riposo a tutti voi, sempre rimanendo nella preghiera costante, vicini a Gesù e a Maria. Pace e bene a tutti e buona e santa notte. Cielo, patria mia, andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò. Sure.